Inizia intorno al V secolo l'uso della Chiesa di dedicare un periodo di tempo alla preparazione liturgica e spirituale del Natale. Fin dall'inizio questo periodo venne chiamato Avvento, che significa venuta, arrivo, e per molti secoli è stato caratterizzato anche dalla pratica del digiuno. La stessa parola Avvento viene utilizzata per indicare sia l'anniversario della nascita di Gesù, sia la sua manifestazione gloriosa alla fine dei tempi. La liturgia di questo periodo dunque ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione al Natale e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso il ricordo della prima venuta di Gesù, lo Spirito viene guidato all'attesa del suo ritorno glorioso. Nella prima domenica il Vangelo annuncia sempre il ritorno del Signore e il suo giudizio sull'umanità. Nella seconda e nella terza, invece, viene presentata la figura di San Giovanni Battista, che preparò la nascita di Gesù e che con la sua forte predicazione prepara ancora per noi il suo definitivo ritorno. Nella quarta domenica si fa memoria dei fatti che riguardano la Vergine Maria, prima della Natività del Redentore. Accanto a Maria e al Battista spiccano come maestri dell'Avvento gli antichi profeti e in particolare Isaia, che preannunciò il parto virginale del Signore. Dal 17 di dicembre la liturgia è decisamente orientata al Natale, ripercorrendo giorno per giorno le più belle profezie e gli episodi evangelici che preparano l'Avvento di Cristo.